Benvenuti ai nostri amici che si collegano in questo momento con il nostro sito. Siamo noi sempre di streaming World TV che abbiamo annunciato la nostra diretta con il solito blip. E perché facciamo una diretta questa sera? Una diretta importante. Parleremo del REM, reddito di emergenza. E lo faremo con il dottor Dario Angelucci, direttore del patronato CGL della CGL. E, però prima di dare la parola al dottor Angelucci, che vedo già sul monitor, che saluto, volevo dirvi le solite raccomandazioni, mi raccomando, mettete mi piace, lasciate... un mi piace, se volete mandateci qualche stellina perché ci aiuta a sopravvivere in questo momento tragicamente diciamo di emergenza un po' per tutti. È proprio per questo che noi vogliamo parlare del reddito di emergenza, perché tante famiglie vivono una situazione drammatica, e questo forse, anche se non diciamo lo riteniamo noi giornalisticamente, forse poco efficace, perché non ci sono molti soldi, però insomma, per chi sta nelle condizioni, e adesso il dottor Angelucci ci spiegherà un po' quali sono le condizioni, può accedere a questo piccolo sollievo. Qua dalla regia mi indicano, però devo inforcare le occhiali perché non vedo nulla. C'è Riccardo che già si è collegato con noi. Ciao Riccardo, siamo ansiosi di ascoltarti prossimamente per sapere un po' come va la situazione dei vaccini, se vuoi ci puoi anche chattare. Bene, io penso che sia arrivato il momento di dare la parola al dottor Angelucci della CGL, che saluto. Buonasera. C'è un problema nel collegamento. Ecco, mentre vediamo di risolvere il problema del collegamento, che vediamo si è frizzato il quadro, si dice così. In gergo, aspettiamo che il dottor Angelucci si ricolleghi con noi, sperando che non gli si è esaurita la batteria, perché voi sapete che tutte queste tecnologie poi dipendono dall'energia. Noi possiamo avere le tecnologie più sviluppate del mondo, ma se finiscono le pile siamo rovinati, torniamo proprio nella preistoria. Se il dottor Angelucci ci sta ascoltando, ma credo di no, perché se gli si sono scaricate le batterie è un po' un problema. Vediamo un attimo che cosa succede. Se ha la possibilità di collegarsi con il computer, mandiamogli casomai il link sul computer, sulla mail. No, facciamolo con il computer, per cortesia, perché da il telefono non gli arrivava prima e non credo che gli arriverà anche adesso. E nel frattempo noi continuiamo la nostra chiacchierata aspettando un po' che si colleghi qualche altro amico che abbiamo, e così possiamo parlare di questa puntata, no? Parlare del REM, che le domande scadranno il 30 aprile, come avremmo, ecco qua. Sentiamo dalla regia lo squillo telefonico del dottor Angelucci, vediamo, eccolo qui, lo vediamo di nuovo, c'è stato questo problema, ma i nostri tecnici nella regia fanno miracoli. Ecco, siamo riusciti a riavere in linea il dottor Angelucci. Bene, io già ho fatto la premessa, quindi passo la parola a lei. Quindi, dottor Angelucci, ci parli un po' di questa possibilità, di che cosa deve fare un cittadino che sta nella condizione di poterlo richiedere, ci spieghi anche quali sono le condizioni che deve fare per avere questo reddito di emergenza. Va bene. Allora, dal 7 aprile è possibile richiedere il REM, reddito di emergenza, è un acronimo, e sarà possibile farlo fino al 30 aprile del 2021. Ogni cittadino che voglia accedere al beneficio
dovrà presentare un ISEE aggiornato, quindi dovrà fare un passaggio al CAF e dovrà farsi certificare il livello reddituale. Dopodiché potrà venire in un patronato, nel caso specifico alla CGIL, e chiedere di portare avanti la domanda per l'accesso al REM. Ora ci sono due canali, due possibilità. Una delle due è nuova in realtà, perché la prima la conoscevamo, nel senso che si può accedere al REM se si è componente di una famiglia disagiata con un ISEE sotto i 15.000 euro e con proprietà mobiliari sotto i 10.000 euro. Poi questo valore è elevabile a seconda di come è fatta la famiglia. A febbraio non bisogna aver avuto un reddito superiore all'importo del beneficio e bisogna risiedere in Italia, ovviamente. E in questo caso si può avere una corresponsione che va da 400 a 840 euro per 3 mensilità, perché il REM vale a marzo, aprile e maggio del 21. La seconda possibilità, invece, è riservata ai disoccupati, cioè a coloro che hanno perso il posto di lavoro, hanno percepito l'indennità di disoccupazione che si chiama NASPI o nel caso dei collaboratori DISCOL, e questa indennità è scaduta in un periodo che va dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio del 21. In questo caso, se non si è titolari di un rapporto di lavoro o di collaborazione, fatta eccezione per il lavoro intermittente senza disponibilità di chiamata, si può accedere al beneficio, però nella misura di 400 euro al mese per 3 mensilità, quindi parliamo di 1.200 euro in tutto. Per tre Questo è, mesi, per diciamo, 3 mesi. Ecco, per 3 mesi. poi continuiamo un po' per capire come venire, fare l'ISEE e tutto il resto, ma io volevo da lei anche, visto che parliamo con il sindacato, un po' un giudizio politico di questo provvedimento, nel senso, ma tutte queste carte per 400 euro alla fine avranno un beneficio di 1.200 euro. Sembrano un po' pochi questi soldini che possono andare nelle tasche di queste famiglie disagiate. Ma guarda, da questo punto di vista mi trovi d'accordo perché in 2 giorni sono state fatte 160.000 domande di REM in Italia e anche i nostri uffici sono stati presi d'assalto, insomma, perché c'è una forte richiesta di liquidità, di avere soldi. E il giudizio politico è, diciamo, ambivalente, nel senso che da una parte il governo deve riconoscere che c'è un problema in Italia che si chiama povertà relativa e assoluta, cioè c'è gente che se la passa veramente male anche a ragione delle cose che sono accadute e che purtroppo non dipendono dalla nostra volontà, ma è evidente che la disuguaglianza sta crescendo in maniera esponenziale. Dall'altra parte, il fatto di poter pensare che una persona con 400 euro sbarchi in lunario, beh, insomma, mi sembra complicato, però ovviamente. Se non si avesse nulla sarebbe addirittura peggio. È chiaro che è un magro risultato rispetto allo sforzo, Quindi lei dice però. ci accontentiamo, ma restiamo con l'appetito. Ecco, però rispetto alla possibilità di avere questo piccolo aiuto, quanto tempo deve passare dalla richiesta poi all'erogazione di questo, diciamo, aiuto? E poi, siccome che marzo è già passato ed aprile anche sta passando, che cosa succederà con queste mensilità che sono già trascorse? Allora, la competenza è marzo, aprile e maggio. E in realtà le domande si possono fare fino al 30 aprile, ma è stato possibile farle a partire dal 7. Quindi quello che ci aspettiamo noi è che la prima mensilità venga pagata intorno a metà di maggio, perché sostanzialmente il 30 scade il termine e quindi INPS deve avere un tempo di lavorazione per poter liquidare diciamo quanto dovuto in ragione del beneficio. E poi bisogna capire effettivamente questa liquidazione quando ci sarà, perché ovviamente i giorni passano, i problemi stanno lì e i soldi servono. Però questo
Noi pensiamo che debba avvenire il prima possibile, poi non abbiamo una capacità previsionale perché non dipende da noi. Ecco, secondo lei, queste misure che già possiamo considerare insufficienti dovranno essere integrate con altre misure, cioè c'è questa necessità. Ma intanto in Italia c'è bisogno di piena e buona occupazione. Bisogna tornare a lavorare, bisogna lavorare in sicurezza e bisogna potersi costruire un futuro sereno. Quello è il punto di arrivo della nostra, quello che noi ci auspichiamo, insomma. Adesso questa qui, proprio perché è un'emergenza, deve concludersi con una soluzione positiva dal nostro punto di vista. Ovviamente, però cogliamo elementi di forte disagio. Cioè noi oggi abbiamo persone che stanno fortemente in difficoltà perché le situazioni non sono più sostenibili. Ecco, oggi c'è stata una dichiarazione del segretario generale della CGIL, Landini, che ha detto proprio quello che lei accennava qualche secondo fa, cioè ha detto noi vogliamo che riprenda il lavoro, non vogliamo queste regalie in sostanza, vogliamo che appunto si vaccini le persone, si vaccinino le persone e che possa riprendere una situazione normale di lavoro per cui non si ha bisogno di queste misure, però nel momento che stiamo vivendo purtroppo si ha bisogno di queste misure perché non, la gente non ce la fa più, no? Non ha più soldi, non ha più nessun reddito. Ecco, quindi ricapitolando, allora così chiudiamo questa puntata dedicata a REM che è stata sintetica ma esaustiva. I canali di accesso sono due, la cosa principale però è venire in un patronato, in questo caso voi della CGIL, ma possono andare in qualsiasi patronato, ma con un Sì. ISEE già fatto. Sì, bisogna chiedere l'ISEE, che è un indicatore di ricchezza o di povertà, se volete, perché in un caso bastano 15.000 euro di ISEE e nell'altro addirittura ne serviranno, può bastare una soglia che sta intorno ai 30.000 per i disoccupati. Quindi bisognerà fare questa pratica come premessa per poi accedere al REM, ma in realtà noi consigliamo di fare l'ISEE anche per l'accesso ad altri strumenti di sostegno e quindi è bene informare anche i nostri spettatori dell'utilità di fare l'ISEE anche in funzione di future partite che si stanno definendo in questi giorni, insomma. Ecco, però per il momento si può accedere solo al REM. O ci sono anche altre Ci provvidenze? sono altri strumenti di sostegno al reddito e il più, diciamo, interessante è il reddito di cittadinanza, però il reddito di cittadinanza che è incompatibile con il REM ha una soglia d'accesso più rigida. E poi ci sono anche una serie di bonus previsti sempre all'interno del decreto sostegni che sono appannaggio di alcune categorie. Io però consiglierei, nel dubbio, di venire nei nostri uffici e chiedere una consulenza personalizzata, perché in realtà il quadro è abbastanza articolato e quindi c'è bisogno di mettere un po', diciamo, di guardare le situazioni un po' una per una, per trovare la migliore soluzione ai problemi delle persone all'interno del quadro normativo. Non mi sentirei di introdurre altri elementi di approfondimento perché rischiamo forse anche di fare confusione, però se volete magari possiamo anche prevedere un momento specifico dedicato agli altri aspetti di questo decreto ristorico, se non può interessare. Ecco, perfetto, ci saluta l'avvocato Carlo Benedetti, saluta tutte e due, noi lo risalutiamo Avvocato, buonasera. perché è un nostro amico, oltre che un nostro fedele seguitore. Sicuramente possiamo prevedere delle altre trasmissioni in cui parliamo anche degli altri provvedimenti. Io direi allora che per questa puntata possiamo chiudere qui, dicevo siamo stati sintetici ma esaustivi, ricordare che possono venire lì
in CGIL o andare in un altro patronato, in un qualsiasi Certo. patronato, l'importante è che abbiano appunto con loro, con sé l'ISEE, e poi ci sono questi due canali con cui chiedere il REM. Ecco, un'ultima domanda mi viene in mente, ma per quanto riguarda i cittadini stranieri che sono residenti in Italia, debbono avere una tempistica di residenza o non è sufficiente che Esatto. siano residenti e basta? Allora, per quanto riguarda il REM, bisogna essere residenti e basta, non c'è un tempo minimo. Ah, quindi invece per quanto riguarda, e ne parleremo prossimamente, per quanto riguarda il reddito cittadinanza, lì sì c'è bisogno di Sì, lì la griglia è più rigida e una quindi non solo residenza rispetto a più questo aspetto. specifica. Diciamo che il reddito di emergenza, pur avendo minor contenuto economico, ha un grado di copertura più ampio, copre più situazioni Sì, rispetto al reddito di diciamo cittadinanza. insomma che prendono un po' più soldi. Bene, io saluto il dottor Angelucci e sicuramente ci risentiamo nei prossimi giorni per parlare delle altre possibilità che possono avere i nostri amici all'ascolto, e buona serata a chi ci sta guardando, buona serata a chi ci guarderà dopo, e possiamo ricordare di mettere un mi piace sulla nostra pagina, di mandare le stelline se vi va, e se no non fa nulla, mettete solo un mi piace. Bene, io vi saluto per questa puntata del Punto di Vista e arrivederci a domani con altre cose interessanti che abbiamo in serbo per voi, e riprendiamo con la nostra rubrica Viaggiando, e vi porteremo in un luogo molto lontano, ma molto affascinante. Buonasera. Grazie.